Ciao a tutti, sono Federico De Betto, sono a Roma e quest'oggi vi racconto cosa vuol dire essere un web reporter a 360 gradi. Le mappe cartografiche. Beh, io partirei dall'inizio della storia. Io ho un background da programmatore e da fotografo matrimoniale. Un giorno nel 2012 mi trovavo a Livorno, la mia città natale, mangiavo una pizza e ho visto passare il tracker di Google, l'operatore, quello con lo zaino per intenderci. E dentro di me è scattato un pensiero. Quella persona gira il mondo mappandolo per Google Maps e viene pagato per questo. È una cosa che voglio fare anch'io. Da lì ho cercato online come diventare un tracker. Poi in realtà ho scoperto che bisogno di diventare dei dipendenti Google, era un percorso lungo e se non facile da intraprendere. Però questa passione è restata e nel frattempo ho scoperto che esisteva un programma che ai tempi si chiamava Google Business Photos che permetteva ai privati, quindi alle persone come me, di partecipare al caricamento di tour virtuali di attività commerciali, le cui requisiti fondamentalmente erano essere un esperto, comunque avere dimestichezza con l'informatica e con la fotografia. Io mandai l'application form dove c'era scritto la famosa frase perché dovremmo scegliere te e io scrissi perché ho un negozio di fotografia e sono un programmatore. Presi e mandai via questo form. Venni contattato il giorno dopo e l'intervistatore di Google disse: guarda, abbiamo notato la tua application perché a differenza delle altre persone che hanno mandato curriculum, righe, ho fatto di qua, ho fatto di là, tu hai scritto in 3 righe. Beh, sì, fondamentalmente penso di avere i requisiti che voi state cercando e quindi vi ho mandato esattamente la conferma che ho qui per i requisiti. Ho iniziato quello che ai tempi era il training, quindi mi hanno spiegato il modo Google di fare i 360, le attività e tutto. E nel febbraio del 2013 sono diventato un fotografo certificato Google. Cosa significa? Praticamente un privato che aveva l'abilitazione, che tuttora ho perché sono ancora fotografo certificato Google, a caricare virtual tour di attività commerciali nelle schede Google My Business di ristoranti, negozi, alberghi, qualsiasi tipo di attività. Presto ho realizzato che questa tecnologia aveva uno sfondo fortemente di promozione turistica e quindi sarebbe stato perfetto per creare dei progetti di promozione basati su Google Maps e la tecnologia Street View. I am Federico De Betto, Google Street View Trusted Photographer. 2015, per una serie di eventi, mi trovavo a Marciana Marina all'Isola d'Elba. Mi capitò appunto di avere un incontro con il sindaco dell'epoca che per un misunderstanding pensava che fossi un operatore di Google. Io spiegandogli il mio ruolo tutto, gli dissi: guarda, io non riesco a farti il lavoro che probabilmente tu pensavi che avessi potuto fare, ma quello che posso fare è crearti un progetto di promozione di Marciana Marina basata su Google Maps e Street View. Quello è stato il primo progetto in assoluto che è stato realizzato unendo sia il privato, quindi le attività commerciali che ai tempi erano poi il motore del mio lavoro, a tutta la parte pubblica. Ai tempi mappammo le 2 torri di Marciana Marina, i parchi pubblici, mappammo il museo locale. Misi tutto insieme, purtroppo non c'era ancora la possibilità di aggiungere le panoramiche da drone che poi sono venute anni dopo, ma con un paio di foto panoramiche riprese dal punto più alto della torre si riusciva a vedere tutto il paese. Ma quello è il famoso gasometro. Sì, è il gasometro di Roma. Beh, Marciana Marina è stato poi l'inizio di una serie di progetti che poi ho portato avanti fino a poche settimane fa. Ma quello è il mattatoio di Roma. Sì, vediamo. Andiamo a vedere. Google Maps e la tecnologia Street View sono, a mio giudizio, uno dei migliori metodi per raccontare un posto. Quindi applicandolo poi a location da sogno, come potrebbero essere luoghi di villeggiatura o spiagge bellissime, si riesce a creare una storia che coinvolga l'utente, ma soprattutto che promuova la location.
Dopo Marciana Marina abbiamo sviluppato altri tour in Italia inizialmente, poi ho iniziato con la mia azienda, perché chiaramente io sono titolare di un'azienda con dipendenti che fondamentalmente poi sono collaboratori e amici. Abbiamo iniziato a spostarci verso l'estero. Siamo stati il primo progetto al mondo che abbiamo portato, e che è stato proprio il primo progetto a mappare un'intera nazione, è stato il progetto Zanzibar del 2019. Attenzione, 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 attenzione. Probabilmente vi domanderete perché sono vestito così. Io sono in partenza per Zanzibar. Zanzibar è stato una pietra miliare nei nostri progetti. È stato il primo progetto al mondo di promozione turistica di un paese africano creato interamente pro bono. Il progetto è iniziato nel 2019, ma sta continuando, tant'è che appunto nei prossimi giorni andrò là per una fase successiva. Nella prima fase del progetto abbiamo portato lo street view, quindi lo street view stradale, e abbiamo coperto 1700 km fra le due isole. Zanzibar è un arcipelago, è composto da Unguja, l'isola maggiore, quella che generalmente le persone conoscono come Zanzibar, e Pemba, che è l'isola nord. Successivamente abbiamo inserito le attività commerciali, per la maggior parte gli alberghi. Per darvi due dati, Zanzibar ha circa 450 alberghi di medie e grandi dimensioni, e adesso ad oggi ci sono circa 180 alberghi che sono stati mappati e sono tutti disponibili all'interno di un global tour, dove insieme alle attività commerciali ci sono le spiagge, i luoghi di interesse, i luoghi di heritage e tutto quello che si può vedere. Se volete dare un'occhiata potete andare sul nostro sito, che è wti360.com. Nella sezione progetti troverete Zanzibar e di lì vedrete i link, la storia, un po' di foto e anche diversi video che abbiamo fatto negli anni. Beh, Zanzibar è stato un progetto, poi da lì ho fatto Uganda, Tanzania, recentemente Antigua e Barbuda. Indubbiamente un lavoro dove si viaggia molto, quindi se volete intraprendere questo lavoro di web reporter a 360, preparatevi la valigia e soprattutto fatelo seriamente. Ciao a tutti! Questo è bel guanciale matriciano, mica... Panino Roma. Per un livornese va bene sto panino. Credo che è per tutti. Una cicorietta, guanciale e pecorino. Questo panino con moglie e figlia. E tornando, andando a prendere l'aeroplanino per tornare dalla Tanzania a Zanzibar, mia moglie cade e si sloca la caviglia. Quindi io facciamo, guarda, stiamo per tornare, siamo in mezzo alla giungla. Ho fatto, se ce la fai, rispecchiamo con due bastoni questa caviglia per tenerla ferma, balliamo in aeroplano, poi arriviamo a Zanzibar e andiamo in ospedale. Si va in ospedale e il dottore gli fa, guarda, devi fare una lastra, a parte cose ci vuole un equipaggiamento per le lastre, probabilmente meglio di quelli che ci sono nei nostri ospedali. L'uomo di pacca, e gli faccio al dottore, ma dobbiamo levarli la fasciatura? Le fa, no, no, non importa. Fa questa lastra, scende la foto, io sono dottore, però meno questo osso tutto intero, dico via, meno male non si è rotto niente. Il dottore si dice, questa è una brutta frattura, ci sono questi due sponconi di osso fuori. Perché no, dottore, quelli sono bastoni. Quindi andiamo, toglie di là, toglie i bastoni, rifà la lastra. No, no, sua moglie è tutto a posto.